Certo, è di qua, eh. Ok. Ah, il cacciavite me l'ha completamente tolto dall'inventario, sapete. Perfetto. Ma perché ne abbiamo un altro nell'inventario? Che ci serva per dopo? Vediamo. Guardate. Si può usare per sostituire il modulo difettoso. L'ho appena fatto. Oppure no? Boh. Magari è difettoso anche quello, chi lo sa. No, ma direi che è giusto così, sapete. Buono. I still don't have level 3 card yet. Eh no. La carta di livello 3 purtroppo no. Scarta. Ne ho preso uno in più, dici, che non servivano tutti e due forse? E noi lo lasciamo qua, ragazzi. Vediamo se... No, qua serve ancora il livello 3. Qua non c'è... Porcaccia, la puttanaccia, va bene? Credo sia nuovo questa zona, vero? Sì. Ah, ok, ok, ok. Ok. Niente, va bene. Da qualche altra parte potrebbe essere che ci sia qualche altro server rotto, sì. Allora, abbiamo sbloccato là, quindi adesso, teoricamente, vediamo. Ok. Oh no, ancora questa chiave serve, no? Incredibile. Ma ce l'ha nel deposito io. Ah, questo è proprio rotto, però facendo così... Ho capito. E niente, allora andiamo a prendere la chiave, giusto? Sebbene il bambino stia facendo progressi sul versante della salute fisica, inizia a essere evidente che stia accadendo qualcosa di strano alla sua mente. Ultimamente parla a malapena, se non mai. L'unica volta in cui lo sento pronunciare una parola è quando suo padre è nella stanza. Anche allora farfuglia e la sua voce è distorta. Inoltre, anche il suo comportamento sembra nel complesso cambiare in peggio. Solo ieri, quando sono sceso per somministrargli la dose giornaliera, l'ho trovato che ringhiava e si dimezzava all'impazzata verso Favero. Abbiamo dovuto mettere insieme tutta la nostra forza per legarlo al letto. Ho provato a iniettargli un sedativo, ma l'ago si è rotto a contatto con la sua pelle. Non so quanto Davi voglia ancora insistere con il bambino, ma forse sarebbe meglio sviluppare un tipo di sedativo da impiegare qualora perdesse di nuovo il controllo in quel modo. Ma sapete che la parte narrativa non è male, eh? Però a tratti è un po' deboluccia, secondo me, perché non crea l'empatia che mi aspettavo per il momento. Non lo so il perché. Boh. Carino, sì, però... Boh. Thank you.
Quindi cos'è che abbiamo trovato, ragazzi? Ah già, ci serve la chiave, sì, ok, ok. Ci serve la chiave. Perfetto. Prima o poi sto bastardo... No, ma al di là del cliché o meno, è proprio che manca un po' di carisma, diciamo, non lo so. E poi sai cosa che penalizza molto? Poche cutscene, diciamo, ecco, vabbè. Poche cutscene, secondo me. Era qua? Ok. Allora, Y e quello e quello. Vabbè, ci proviamo, dai. Y e questo e questo. Perfetto, cavolo. Potenziamento e proiettili per il revolver che non abbiamo. Perfetto, dai. Mi fa piacere. Niente, non era una cosa chiave, ragazzi. Quello non era una cosa... e questo? Ah, secondo me qua... Cosa? Ah... Qua ci sono non uno ma due enigmi. Allora proviamo della cassaforte. Cosa c'è scritto qua? Quindi è così che il sentiero sacro stava cercando di rendere migliori le persone. Sembra che queste creature siano davvero esseri umani, o almeno lo erano. Qua giù hanno decisamente oltrepassato il segno. E vediamo un attimo i documenti. Documenti, fili, carte d'accesso, libri sopravvissuti, lista, volevo dire, vabbè. Password, colonna centrale, no. Credo, numeri, fine, sequenza di numeri. Per accedere alla sala dello stato, pericolo, sistema in campana. Sicurezza, vediamo. No, avviso. Ah, la combinazione propostata è, proviamo, 30 a destra, 10 a sinistra, 5 a destra, 30 a sinistra, 5, ma... abbiamo detto, ragazzi. O no? No, ma dai, non è quello, no. Prova al contrario, dici? 30, 10... 30, 10, 5. Nah, non credo, sai. Ma no, ma mi sembrava infatti strano che fosse valida ancora un po' dappertutto quella lì. No, no, ragazzi, no. E poi c'è anche questo, onestamente, che bisogna capire. Potrebbe essere che questo abbia a che fare con la foto di prima. Però... hai sbagliato? Ma no, ma... tanto era 30, 10, 5. Guarda. 30. 10. Ah, sì? Ma no, ma così... Non è così, Ale. No, no, no. Se vuoi proviamo, però boh. Trenta. No, 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 no.
Sinistra, destra, sinistra. No, no, no. No, dai. No, mi pareva strano. Mi pareva strano. Cazzo! Vabbè. Poi 40 minuti per ricaricare, cazzo! Scusate, 40 minuti per ricaricare è una vergogna. Però è preciso, ne mancava uno e uno ne è ricaricato. Quello è bello come dettaglio. E per nulla scontato. Generatore livello 3? Genera codice, vediamo. Possibile che la stampi qua? Secondo me c'è il server rotto, anche qua. Ah no, nessuna unità USB rilevata. Chiudere il programma, inserire un'unità di archiviazione nel computer e aprire nuovamente il programma. Ah, cavolo. Abbiamo vissuto tutti un bel po' di esperienze strane da quando stiamo con il sentiero sacro, ma quello che Davi sta facendo al suo stesso figlio è del tutto folle. Insiste nel voler proseguire con il trattamento di Aquiles o Achilles ben oltre il necessario. All'inizio era questione di vita o di morte, ma adesso i tentativi deliranti di Davi di far diventare suo figlio un essere umano perfetto hanno trasformato Achilles in un vero e proprio mostro. Diamine, le sue braccia sono diventate dei giganteschi artigli. Achilles non ha più emozioni né una coscienza, la sua forza è ormai impareggiabile. Se non avessimo sviluppato il gas 320 per tenerlo a freno, chissà quanti di noi avrebbero ucciso nel frattempo. Non so cosa fare, vorrei solo mollare tutto e andarmene, ma so cosa succede a chi lascia il sentiero sacro e alle loro famiglie. Non ti metterò in pericolo, farò ciò che va fatto. Buon divertimento. No, spero di rivederti. Che cazzo ho letto? Vabbè, lasciamo stare. Bueno. Lasciamo stare, va. I have to find a way to get my hands on this gas 320 stuff. Vabbè. It's my only chance of fighting that thing. No comment, va, no comment. Vecchia foto. Achilles e Davi. 1945. Ah, un ricordo, ok. Delle volte leggo cose che in realtà non ci sono, però va bene, dai, dettagli. Allora, secondo me qua dobbiamo portare la chiavetta USB del computer vecchio, ma non sono sicuro. Ah, siamo dall'altra parte qua, ho capito. È bloccato. Secondo me bisogna prendere quelle chiavette là, dopo il computer ci scrive sopra, diciamo, la cancella. Quindi io proverei ad andare là. Però mi sembrava di averla provata a prendere prima e non me la faceva prendere. È quello che mi lascia un po' perplesso, un po' dubbioso. Avevo provato a recuperarla, non mi sembrava funzionasse, sapete? Proviamo, dai. Riproviamo, dai. Allora, sta camera la metti? Ah, ok. E di qua. E poi qua, volendo, ci sono anche le foto. Ah no, me la prende adesso, me la prende. Guardate qua, ragazzi. Immagini, vediamo un attimo. Secondo me questo ha a che fare con quella lancetta là. Proviamo, vediamo un attimo. Secondo me questo, ragazzi, ha a che fare con quello. Mentre per quanto riguarda la cassaforte sotto non ne ho proprio idea. Quello proprio non lo so. Ciao Carmine! Allora, chiudiamo e via. Thank you.
gesso adesivo. No, non di qua. Qua. E qua. Proviamo, Allora, io qua vedo le ore, i minuti e i secondi. 6, 7, 8. Allora, 6, 7, 8, ok. No, No, non lo so in che ordine possa essere, onestamente. Proviamo 11 qua e 4 quello. Magari non è neanche quello, cioè, boh. Oppure proviamo a mettere i secondi. I secondi, poi questo. Oppure 8. No, non lo so. Cos'è successo? Ma niente, niente, niente. Stavo cercando di capire se l'orologio che abbiamo visto alla foto possa avere a che fare con questo, però boh. Non ho idea. Non lo so proprio. Ancora, abbiamo capito, dai. Ah no, ce l'ha fatta sto giro. Ok. Genera codice. Dai che va a gonfie vele, dai. Dai che va a gonfie vele. Perfetto. No! Shit. There has to be another way. Ma penserei anch'io. Oddio. Ma infatti effettivamente qua era un vicolo cieco. Mi sa a sto punto che dobbiamo passare. Dobbiamo passare di qua, credo. Ciccio pasticcio. Vabbè, ma oh, ma che scatto è questo? Ma che scatto è quello lì? Mia nonna in carriera andava più veloce, porca vacca. Che scatto è quello lì? Ma che cazzo è? Fuck. Vabbè. Per fortuna che mi sono preso la doppietta, per carità, voglio dire. Dove cazzo era lei, ragazzi? Ah, qua. Qua dovrebbe essere, qua. No? Minchia. Non so se l'inseguimento sia finito, onestamente. Boh. Non lo so. Beh. Ma
che cazzo? Aspetta, aspetta, aspetta. No, non lo so. Ma è tipo il gioco delle coppie allora? Sì, ah, ok. Perché si muovono talmente veloci che non avevo visto in realtà. Ah, vabbè, vabbè. Pensavo ci fosse tipo un ordine con cui farli. Vabbè, una cazzata, dai, a posto. Una cazzata. Perfetto. Ok. Livello 3. Ok, Johnny, va bene. Bello, sì, è molto carino, molto carino. Molto carino come gioco. Merda. Ah, ok, ho capito. Adesso gli lanciamo... Oddio. Gli lanciamo veramente la roba addosso. Guardate, guardate, guardate. Eccola qua. Tac. Che figo. Che figo. Che figo, va bene. Sperando che rimanga lì per un bel po', però a me sembra ancora bello vispo, onestamente. Purtroppo. Ok, qua è verde ragazzi, e di qua invece? Dove minchia bisogna andare? Ah, ok, va bene. Per forza di cose su. 8, pistola, precisione, fucile, ricarica. Diminuisce il tempo di ricarica. Meglio sarebbe. Precisione. Ok. E ricarica. Buono. Buono, direi. Ho come il presentimento che adesso mi corra dietro. Oh cazzo. Siamo tornati all'inizio del gioco. Oddio. Quella. Questa mattina abbiamo scoperto queste persone nascoste in un ripostiglio. Ha tentato di ribellarsi, ma siamo riusciti a sopraffarlo. Questa è la prima volta che qualcuno esterno al sentiero sacro è riuscito a infiltrarsi nella nostra struttura fino a questo punto. Resterà in cella insieme ai traditori. Presto inizieremo gli interrogatori.
Dobbiamo scoprire ciò che sa. Abbiamo confiscato un taccuino alla spia. Secondo le informazioni che contiene, è un reporter e un investigatore privato. Si nascondeva tra di noi da qualche tempo e ha raccolto fin troppe informazioni sul sentiero sacro da poter essere lasciato vivo. Dopo aver consultato i nostri superiori, è stato stabilito che l'uomo debba essere eliminato e che il taccuino vada distrutto. Il prigioniero è ancora privo di sensi. Continuiamo a portargli cibo in attesa di nuove istruzioni. Sembra che la spia sia riuscita a fuggire dalla sua cella. Abbiamo trovato il suo corpo mutilato in uno dei corridoi al di fuori dell'area di detenzione. Sembra che Achilles se ne sia impossessato dopo aver violato il contenimento questa mattina. Inoltre, non siamo riusciti a trovare il taccuino della spia. Inizieremo a setacciare gli alloggi di tutti i membri per assicurarci che non fosse in combutta con un altro traditore del sentiero sacro. Stato deceduto, posizione del taccuino ignota, ma noi sappiamo. Poor bastard. His notebook is still missing, huh? Cosa? It's gotta be around here somewhere. Ma come? Ma non siamo noi, ragazzi, quell'uomo là? No, qua c'è un plot twist enorme, mi sa. Cioè, lui parlava di Roberto come se non fosse lui. Oh, cazzo. Cosa vedo? Le munizioni? Una rosa. Ah, un ricordo. Vabbè, ok. Oioioioioioi. E infatti dicono che il corpo era mutilato. Ma allora io chi sono? Eh? Cella 4. Chi sono io allora? Qua c'è il taccuino. Oggetto raccolto. Usa. 16 aprile 60. L'hotel St. Infna sembra confortevole. Sono nella camera 310, proprio alla fine del corridoio del blocco A. I segni che indicano la presenza del sentiero sacro sono ovunque. Qui le persone sembrano adorare Christopher anche a 15 anni dalla sua morte. Lo chiamano profeta, alcuni addirittura maestro. Devo indagare più a fondo per avere conferma della responsabilità del sentiero sacro e di tutte le anomalie a Trese Trias. Corriere di Trese, vabbè. 17 aprile 60. Ho scoperto che l'hotel è stato costruito su una vecchia miniera di carbone. Una storia molto strana. Sembra che tutti i minatori un giorno siano scomparsi nel nulla. Così, persino ora, non ci sono spiegazioni sul come o sul perché sia accaduto. Sto cercando altre informazioni. La gente dice che la scomparsa dei minatori è collegata all'omicidio di Christopher. Vendetta? Non ne sono ancora certo. Il prossimo passo è parlare direttamente con qualcuno del sentiero sacro. Ho parlato con Davy Menezes, presunto leader del sentiero sacro. Ha risposto in modo molto, molto vago a tutte le mie domande. Crede fermamente che un giorno Christopher tornerà al sentiero sacro. Per come Davy ha parlato di lui, ho l'impressione che lo vedano come una sorta di dio. Adesso bevo, Giuseppe, grazie mille. E a proposito di Christopher, non ho trovato quasi nulla che lo riguardi. L'unica cosa che so è che è arrivato in Brasile negli anni 20, affascinato dalle leggende locali su Trese Trias. Le persone del posto dicono che tutte che Christopher aveva un grande dono che gli ha permesso di sconfiggere la morte. Non voglio espormi troppo con i membri del Sentiero Sacro. La loro presenza qui è consolidata ed è abbastanza chiaro che nascondono qualcosa. Devo mantenere un basso profilo finché non avrò capito di cosa si tratta. Ho trovato diversi passaggi segreti sparsi in tutto l'edificio. Credo di essere finito da qualche parte, in profondità, sotto l'hotel stesso. Qui sta succedendo qualcosa di strano, poco ma sicuro. Questo posto sembra un ospedale più che un hotel. Cercherò di rimanere nascosto e, se posso, continuerò a spostarmi ancora più in profondità. Questo posto è molto più grande di quanto immaginassi. Non capisco come il sentiero sacro abbia potuto tenere nascosto così a lungo.
Non ho idea di cosa combinino qua giù, ma di certo qualcosa non va. Ho visto un ragazzino sui 15 anni disteso in un letto. Era ricoperto di ferite aperte. C'era il suo nome sulla cartella ai piedi del letto. Era lo stesso di uno dei bambini scomparsi lo scorso anno. La situazione è molto più seria di quanto pensassi, dovrò muovermi con estrema cautela. Origliando, ho sentito alcuni dottori parlare di qualcuno di nome Achilles e di qualcosa chiamato Gas 320. Hanno parlato di mutazioni e delle capacità di questo gas 320 di rallentare e o invertire il processo di mutazione. Cosa diavolo stanno facendo a questa povera gente? Devo scoprire di più su questo gas. Devo ancora mettere le mani su una carta d'accesso, ma sono riuscito a rubare i codici di alcune aree ad accesso limitato. Ricerca, trasportatore, trasportatore, laboratori. Ho finalmente trovato la formula del gas. Protocollo di preparazione, gas, codice assegnato e distillati con purezza del 90-99, vabbè, ok. Composti utilizzati per la sintesi situati nei rispettivi laboratori nel sotterraneo 2. 1, 2, 3, va bene. Istruzioni per la sintesi, composto 1, 30, 20, 50. Composto 2, quello lì, ok. Per combinarli, entrambi i composti vanno inseriti nei dispersori situati nell'area di contenimento. Attenzione. L'inalazione del gas causa debolezza e perdita dei sensi. Utilizzare sempre l'equipaggiamento protettivo. Maneggiare con cura. Ho anche sentito qualcuno parlare di un qualche genere di manufatto in possesso del sentiero sacro. Sono riuscito a trovare una sua foto quando mi sono intrufolato negli archivi. Sembra una specie di sfera o qualcosa del genere. Nel file si menzionava anche qualcosa a proposito di un'energia temporale emessa dal manufatto. Sembra che tutti i loro esperimenti ruotino intorno a questo in un modo o nell'altro. Ho dovuto nascondermi in fretta tornando all'ascensore principale. Ho sentito delle voci, ma non credo mi abbia visto qualcuno. Adesso sono nascosto in un ripostiglio. Appena sarà sicuro, correrò verso l'ascensore. Ho informazioni sufficienti a esporre il sentiero sacro una volta per tutte. Basta, finite le pagine. Porca miseria, e va bene dai, quindi mi sa che dopo dovremmo comporre un'altra nota. Allora, si fanno indagini su questo posto da molto tempo, però sembra che chiunque sia venuto qui non se ne sia mai andato. In questo taccuino ci sono un sacco di informazioni preziose, per fortuna l'investigatore le ha nascoste prima che andasse distrutto. Una safe room. Bene. Ma per caso, ragazzi, qualcuno di voi ha voglia di vedere un film dopo? Eventualmente? Ok. Che cos'è la Bibbia? Com'è la Bibbia? Sì, li ho aumentati. Addirittura Alexander li avevo tolti, se devo essere sincero. Li avevo tolti, dopo ho detto vabbè, dai. Li rimettiamo. Li avevo tolti per un periodo. Perché effettivamente erano troppo spam, diciamo. Ma Giuseppe, per vederlo devi avere l'abbonamento Prime Video di Amazon. Comunque è un horror. Voglio vedere un film horror dopo. Ok, vabbè qua. Oddio, così poca vita ho. Ma è possibile secondo voi che serva una tessera vecchia qua? Possibile che serva una tessera bianca? Ma speriamo, Alexander, se no io me lo guardo comunque, cioè nel senso... Vediamo. Documento, cassetta, carta blu, carta bianca.
proviamo. Però non so, mi pare tanto strano, onestamente. Universal Transporter A. No, ragazzi, non ci va qua. Livello 3. Ah, che sciocco. Capito. Vediamo un attimo. American Psycho, ma quello con Christian Bale? O l'originale di Hitchcock, tipo? Ah, ok. Non l'ho mai visto io. Ma c'è su Prime Video? Allora, trasportatore universale, 852369. 852369. Mamma mia, sta luce. Perfetto. E questo, ragazzi? Transportador Universal, carta d'accesso. Ok. Ah, ok. Ok, ho capito. Vabbè, insomma, è giusto fare la prova gratuita. Ci sta. In lingua originale senza sub. Oddio, addirittura senza sub, neanche inglesi. Ma metti che inglesi ci sono, dai. Mancheranno quelli italiani di sub, forse. Però, cavolo. Laboratorio sotterraneo. Cos'è sta roba qua? Aspetta. Il segnato? No, non capisco mica cosa sia sta roba qua, sapete? Ah, ho capito, bisogna tipo invertire il coso. No, non è un codice, sono da attivare contemporaneamente. Questo va a 5, questo va a 7, questo va a 8. Ok, vediamo se ho capito. Non ho capito un cazzo allora. Ah! Due più uno fa tre. Vediamo. Sbagliato. 5 più 4 fa 9. La somma. Ah, la somma dici. Ah, ok. È vero. Può essere, vediamo. E qua. La somma di questo, forse? Di questo più questo? No. Perché andrebbe sul 1000. 5 più 4 fa 9.
Devo capire il pattern, devo capire, non è facile. Questo qua è 9, e fin qua ok, va bene. Allora, qua ragazzo ci va il 9, vi tenete in mente che ci va il 9 qua? Proviamo gli altri, proviamo il 5 qua per esempio, che cazzo ne so. Proviamo il 6. Ha a che fare con i secondi e i numeri, però boh. Proviamo il 7. Proviamo l'8. No, non ho capito il pattern di sto coso. L'1 l'avevo provato almeno. Il 2? Quindi qua ci va il 9 e qua il 9 anche? Quindi 9, 9 e qua? Boh. Teniamoci in mente 9 e 9 allora. Però non so il perché. Non ho veramente capito il motivo. Non lo so, non l'ho capito. Non l'ho capito. Quelli che mancano forse, boh. Secondo me ha a che fare con i secondi, eccetera, eccetera, però proprio non lo so. Laboratories Underground 2. Ancora, basta, eh. Fermi, oh. Ehi, che cazzo. Infame di merda. Ok. Perfetto.